Sei arrivato all'orecchio di Arak. Ma stai attento, perché si diverte ad ascoltarti. Risalendo lungo il muro di confine, superato l'antico abbeveratoio in disuso, il canto di una cascatella richiama la nostra attenzione, assieme alle scintille di luce quando arriva a toccare la superficie dell'acqua, facendosi spazio tra le foglie degli alberi. Troviamo un trono. Il trono, in stile classico, sormontato da una trifora, disegna il cielo e ne ritaglia un pezzetto. Appare come una rovina, una corona antica sopra il sedile semicircolare, esposta a sud-ovest ad accogliere la luce del pomeriggio, all'ombra di grandi alberi ora tagliati. Da qui si potevano osservare punti lontani e, verso il tramonto, il laghetto diventa pieno di luce. Due animali fantastici che proteggono il sedile non sembrano aquile, ma grifoni. La rovina è un altro tema ricorrente nei giardini romantici, nostalgia per antichi splendori di un'epoca che, chissà perché, appariva migliore. In rovina, abitati dalle fronde, quando la natura si riprende la pietra e l'argilla cavata per essere modellata da mani umane, i monumenti degli antichi diventano meno aulici, si mostrano vulnerabili come l'umana esistenza. Più su, nell'angolo, in corrispondenza con il lavatoio a livello superiore, esce alla luce l'acqua dell'antica fonte Bonifacia, che da qui corre tra cascate e chiusini, rendendo visibile e fruibile l'andamento della piovosità. Il giardino era una specie di osservatorio climatico. Si poteva conoscere e valutare l'andamento delle acque nel corso delle stagioni e regolarlo dandogli forma di giardino d'acqua, oltre a controllarlo. Alcuni ricorderanno nel 2010 l'alluvione che ha sommerso Vicenza e dintorni, il silenzio spettrale di una città allagata. Le probabilità che quanto accaduto si ripeta sono molte. Due fattori principali, come il cambiamento climatico e l'eccessiva cementificazione che impedisce al suolo di assorbire l'acqua piovana, chiedono strategie urgenti per gestire diversamente il territorio. Il comune di Sant'Orso, in cooperazione con altri della zona, sta individuando interventi che permettano di agire a monte, fin dalle pendici del Monte Summano, per intercettare l'eccesso di acqua evitando che arrivi a valle. Ci piace immaginare che questi sistemi di gestione delle acque, oltre a svolgere la loro funzione, possano essere progettati anche come luoghi piacevoli da visitare. Come accade in questo giardino, che a seconda della piovosità cambia d'aspetto e di musica, si veste d'acqua o si asciuga, mostrando senza pudore l'alternarsi delle stagioni, trasformando il clima in un racconto sempre nuovo.